Abbiamo avuto la sorpresa di sentire che il Ministero delle Infrastrutture e la Presidenza del Consiglio si sono costituite parti civili e al momento ovviamente per noi questa è un'ottima notizia, inaspettata. Ci hanno detto che sembra che sia una decisione che è pervenuta questa notte. Tant'è che anche un imputato che era difeso dall'Avvocatura di Stato non ne aveva notizia né lui né i suoi avvocati e quindi hanno dovuto poi, per incompatibilità, rinunciare all'incarico. Quindi questa direi che è un ottimo inizio e poi insomma sono state presentate tantissime parti civili come immaginerete, come era nell'aria, e poi il prossimo appuntamento sarà l'8 novembre. Dovremmo avere quindi già la decisione della Corte per quanto riguarda il giudice che è stato recusato da alcune parti e poi insomma si procederà con l'esame, diciamo a dibattimento delle parti civili.